Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge. Oggi andremo a provare i prodottini che ho acquistato da 100 grammi. Non vedo l'ora di provare i prodotti. Iniziamo dai waffle, quindi quella della colazione. Per chi si fosse perso l'unboxing, ve lo lascio giù nell'info box. Allora, iniziamo prima l'assaggiamento, lo sapete, mi dilungo e non la finiamo più, poi dopo vi parlo nel dettaglio. Allora, devo dire la verità che questo Red Velvet è molto molto più alto e si presenta molto più morbido rispetto a quello cioccolato bianco e pistacchio, ma è anche giusto perché parliamo comunque di due cose diverse, anche perché il cioccolato bianco tende anche sempre un po' a seccare, quindi ci sta. Iniziamo proprio dal cioccolato bianco e pistacchio. Vi faccio il taglio, scusate, già mi ero dimenticata. Secchino, ma avete visto i pistacchi? Ci sono. Dai, è buono. Questo con un bel topping, però sapete che io i prodotti li provo sempre assoluto. Red Velvet. È molto più morbido. Allora, non riesco a capire quale mi piace di più. Allora, in totale all'interno di ogni confezione ci escono 4 waffle. Allora, per 100 grammi, allora, per 100 grammi ha 201,67 calorie, grassi 9,17, di cui grassi saturi 2,08, proteine 10,83, quindi parliamo di quasi 11 grammi di proteine, carboidrati 21,67, di cui zuccheri 2,08 e sale 0,08. I valori sono ottimi, il prezzo è di 5 euro, ho fatto lo screen a tutto, sicuramente non al prezzo, volete vedere? Ma se non erro intorno ai 5,50, 5,45, vabbè, comunque non superano i 6 euro. Per quanto riguarda il sapore, me l'aspettavo diverso, sono sincera. Sono buoni, però non lo so. Ovviamente poi non mi voglio sbilanciare più di tanto perché la mia conclusione finale ve la darò domani mattina, ovviamente. Questo sicuramente con un topping sopra che li valorizza, tipo qui una bella crema a pio, qui ci vedo una bella crema a pistacchio sopra. Invece Red Velvet ci metterebbe una bella crema al cioccolato bianco. Però sapete che io i prodotti li devo testare così. Però forse tra tutte e due preferisco il cioccolato bianco e il pistacchio rispetto a Red Velvet, perché ha un sapore più delicato. Red Velvet invece mi piace la consistenza, è bello alto, bello morbido. Io mi fermo qua, ci vediamo direttamente con il pranzo, sicuramente mi anticiperò perché avete visto alla fine, ho quasi finito questo, però non è che le ho finite tutte e due. E quindi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Voglio prima un attimo assaggiare perché ragazzi altrimenti me li mangio freddo e poi parliamo. Qua wow, sono buonissimi. Mi piaceranno? Gli ho aggiunto anche un filo d'olio. Comunque, mo vi dico cosa sono. Ma buonissimi. Sono dei cuori rossi. Sono dei cuori rossi di bufala campana con crema di basilico. Li trovate anche in super offerta a 6,45 euro. Tranquillamente, secondo me, ci mangiano due persone. Ovviamente non con una porzione abbondante, però secondo me due persone ci mangiano tranquillamente. Infatti,
Sono rimasti tipo 4 fuori mano che non ho cotto, perché dopo era tanto, perché dobbiamo provare anche un'altra cosa. La confezione da 240 grammi, e per quanto riguarda i valori per 100 grammi ha 230,83 calorie, grassi 16,33, carboidrati 17,33, di cui zuccheri 2,71 e proteine 7,42. Quindi anche i valori sono ottimi e anche il prezzo. Il sapore è veramente buono, 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 super approvati. Guarda, sono proprio buoni. La pasta fuori è eccezionale, il ripieno anche dentro e non è per nulla pesante, stucchevole, sono veramente buoni. Avevo un po' paura, ma si sa, però no. No, veramente buono, si sente che è un prodotto di qualità. Ovviamente dopo ci sarà un'altra portata. Mi sono dimenticata di fare lo screen all'orario. Vabbè, sono le 12:13. Ok, super super promossi, mi sono piaciuti tantissimo. E noi ci vediamo tra pochissimo con la seconda portata. Eccoci qua con la seconda portata con broccoli, patate e attacchino in salsa di soia e mandorle. Dopo ovviamente vi dico i valori, io ho dimezzato un po' la porzione prima. Il tacchino. Wow. Si scioglie completamente in bocca. No, vabbè. Che spettacolo. Broccoletto. Io ovviamente l'ho cotto in padella. Sapete che io non ho il microonde e sono felice di non averlo in questo momento, perché secondo me cotto in padella rende molto di più, perché comunque si mixano tutti i sapori. Io ho aggiunto un po' di olio, in 4-5 minuti pronto. Guarda, wow, che spettacolo. Io ho provato, si sente un odore di Mamma tacchino. mia. Una patata era buona. Mo Hai provato il tacchino? Si glielo scioglie faccio completamente in mangiare bocca. Buonissimo. loro. Mamma. Wow. Questo è quando non hai aspettative, vedi? Mamma mia. È una goduria assurda. Pasto pronto? No. Cioè, raga, non sembra proprio. Wow. Lo sapete che faccio? Nell'info box vi lascio il link, ovviamente non è nessuna collaborazione, però così subito trovate i prodotti. Tacchino alla soia con mandorle, broccoli e patate. Costa 6,95 euro, lo trovate anche scontato invece di 7,25 6,95 euro. Mia sorella che Mi è mi guarda. piaciuto. Buonissimo. Tu l'hai Sì, provato il no, io tacchino? no, però papà ha detto, pure mamma ha detto che si scioglie in bocca. Hai visto? Comunque sta anche in super offerta, la porzione da 320 grammi. Però per 100 grammi ha 112,81 calorie, di cui grassi 1,56, carboidrati 7,81 e proteine 16,88, quindi quasi 17 grammi, ma è buonissimo. Se cioè, io facessi un ascolto, Secondo me cambia molto il fatto di riscaldarlo in no, buono, veramente, veramente buono. No. padella. Ti stai proprio consolando, la tua No. faccia è soddisfatta, appaciata proprio. Immagino oggi pomeriggio. New entry. Ok, noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Mamma mia, secondo me, non è secondo me. È buono, cioè si sente proprio un odore con la morbidezza. Vi illustro un attimo il prodotto perché come sempre io ho buttato tutto. Focaccia al carbone vegetale con olive verdi e pomodorini. Comunque vi dico sempre i valori per 100 grammi. Ha 299 calorie, grassi 10,30, di cui grassi saturi 1,30, carboidrati 42,70, di cui zuccheri 2,5, proteine 7,72.
Sì, stavo facendo il proteine 7,60 euro e un proteine 7,60 grammi sale 2,18. Il prezzo è di 4,94 euro e nulla. Vedi, ti hanno fatto anche il pezzo per te che sei schifettosa. Vedi, guarda qua, proprio il pezzettino per te. Prego. Grazie. Attenta a non fare uno schifo perché non pulisco. Madonna, no, ma io devo fare un video. La morbidezza. Com'è? Sei tipo... Assaggiamo. Wow! No, vabbè. Questa pure è semplice. La Farci. prossima pesce. Beh, abbiamo testato carne, dobbiamo testare pesce. Io ogni morso la pelle d'oca, Buonissimo. guarda qua! Mi ero come fatto bene a prenderne due ad occhi chiusi, mamma ad occhi chiusi. No, vabbè, niente, prenderla. Vabbè, io, mamma mia, io non ho parole, c'è veramente una bontà unica. Poi stasera, domani mattina vi darò le mie conclusioni, ma wow, cioè vi dico già che non è la focaccia che mi fa parlare, ma secondo me è veramente un'azienda che merita, secondo me veramente al 100%, ma pure per quanto riguarda pure chi ha visto l'unboxing, ha già visto, poi sono super veloci. Wow, veramente super fiera. E quindi noi ci vediamo direttamente stasera con il penultimo pasto di questa challenge. Eccoci qua con la cena. Allora, c'è un profumo meraviglioso. Un altro 2 minuti lo bruciavo. Allora, assaggiamo la patata dolce. Wow. Allora, che cos'è? È enorme. Flat chicken burger con bun al carbone vegetale e patate dolci. Quindi col pane. Assaggiamo. Ho preso pure un po' di maionese, ho detto sempre che non si... Bene. Anche perché fa caldo. Buono il pollo. Morsetta, No, no, ti pietra. conviene bello grande, come panino. Wow. Non è neanche tipo spezzato così tanto forte che ti disgusta. Non è secco il pollo. Cioè, è speziato, però è derivato, cioè per dirlo io. Ma poi ti sazia perché è enorme. Non vi ho detto i valori, scusate, ma io quando è troppo una bontà non ce la faccio. All'incirca 290 grammi, sto leggendo dal sito perché ho buttato tutte le confezioni. Allora, per 100 grammi... 226 calorie, 226,21 calorie, grassi 6,21, carboidrati 24,69, di cui zuccheri 2,59 e proteine 15,69 e sale 1,03. Quindi siete proprio proprio il pollo sfilacciato, cioè si vede proprio, guarda qua, ci sono quei pezzi di pollo. Un po' di maio per le patate dolci, giusto un piccolo bonus.
Questa è buona, è quella di allo yogurt magro. No, comunque. Allora, io non sono un amante delle patate dolci. Io preferisco tantissimo quella là, la pasta bianca. Io adesso sono alla fine della challenge. Domani ci sarà la colazione, ma già so che secondo me mi faranno impazzire. Non lo voglio dire, però hanno una bella faccia. Forse un consiglio è possibile pure quello che parlavo prima con mia sorella, secondo me, perché io ho visto dei video recensione, però li hanno comunque cotti, cioè riscaldati. Io i cotti, fissa, li hanno riscaldati nel microonde. Secondo me, io vi consiglio padella e forno normale. Proprio perché domani secondo me sarò tutta stonata, sicuro. Vi consiglio 100 grammi? Sì, ve lo consiglio, anche se manca l'ultimo passo della colazione, però sinceramente io mi sento di consigliarvelo perché i prodotti sono di qualità. Forse l'unica cosa che non mi ha fatto letteralmente impazzire sono i waffle buoni, però sinceramente non mi hanno fatto dire wow, ma per quanto riguarda il resto, veramente wow, eccezionale. Facciamo il gioco della lattina e poi vi aspetto domani con la colazione. G. Ci vediamo domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione. Comunque non sono pancake, ma sono nuvolette. Sono veramente super morbidi, la mia tazza di latte e caffè. Pancake al naturale con miele e mille fiori per due colazioni. Infatti, una cosa che ho apprezzato tantissimo è che all'interno della confezione ci sono 4 pancake, ma c'erano anche 2 bustine di miele per 100 grammi a 294,76 calorie, grassi 14,02, proteine 6,65, carboidrati 35,49, di cui zuccheri 15,98 e sale 0,93 a un prezzo di 5,92 euro, riscaldate a 160 gradi per 3-4 minuti. Possiamo mettere sopra il miele. Anche io li mangio sempre col miele pancake. Assaggiamo. Adoro. Mamma mia, no, perché non l'hanno chiamata nuvola? Io continuo ad avere la pelle d'oca. Wow. È anche inutile masticarli, che si sciolgono completamente in bocca. Li vanno meglio di me. Ma sono buonissimi, mamma mia. Wow. Avrei una nuova cliente, mamma mia. Ma poi voi li dovete seguire su Instagram, fanno quelle storie proprio che fanno le proprio lì, cioè veramente, mamma mia. Comunque, nuvolette super promosse, ma secondo me si devono chiamare così. Nuvolette super promosse, veramente buone. Io vado immediatamente ad editare questo video e quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Comunque io super contenta e super soddisfatta.